ci dica perché ha tentato di far rubare la macchina alla signora. Ma che cazzo stai dicendo? Allora, perché... Ma che cazzo stai dicendo? Ce lo dica perché... Ma che cazzo stai dicendo? Ma perché lo fa? Perché lo Ma fa? Ma che cazzo stai dicendo? Signora, è stata ripresa. Quartiere San Pasquale. Gli abitanti di via Zanardelli e delle zone circostanti hanno un grosso problema. C'è una persona che a Liliana, ma a tante altra gente, crea un sacco di disagi, esatto. Anche danni pesanti alle proprie autovetture. Esatto, sì. Io ho un problema con una persona che abita in questa zona, che tutti conoscono. C'è una denuncia. Più denunce. Più di una denuncia, esatto. Così, semplicemente per un discorso di simpatia o antipatia, si diverte a distruggere le macchine delle persone, ma non solo questo, perché nel mio caso almeno io mi sono ritrovata anche il portone di casa imbrattato con feci del suo cane, non so di chi, il mio citofono, la mia macchina, oltre a essere completamente raschiata e distrutta, ormai questa storia va avanti da un anno e mezzo. Hai provato a risolvere questa situazione? In tutte le maniere, l'ho anche fermata, io l'ho anche chiesto, vabbè, ovviamente lei ha sempre negato. Ci dica solo perché ce ne andiamo! Le hanno fatto qualcosa. Lei non può riprendere. Fatto qualcosa. Guarda la mia macchina. Guarda la mia macchina, guarda. Vieni, guarda la mia macchina. Lasciala, Liliana. Toccare. Signora, si faccia curare. Lei ha dei problemi, eh? Signora, lei ha dei problemi. Si faccia curare, è importante. Non può danneggiare le auto. Tu non puoi riprendere, lo sai? Non può danneggiare le auto della gente così. Io non ho danneggiato nessuna auto. Come no? Ci sono le riprese che... le immortalano mentre spalma la cacca dei cani. Che cazzo stai dicendo? Ma è così. Ma vedi, se te ne va. Ma è così, le abbiamo viste. Le abbiamo viste. Oh, te ne vai dai coglioni. Sono stato vittima di questi danni sulla mia auto. Cosa le è successo? Mi è successo che ho trovato la macchina un po' graffiata, specchietti girati, con merda, merda sparsa sulla mia macchina e quant'altro. E poi l'ho vista anche comunque in giro a fare danni ad altre auto. Quindi l'ha vista personalmente anche lei? L'ho vista lei. Io personalmente. Non è un'amica, mi ha fermato casualmente un giorno perché diciamo entrambe ci occupiamo di gatti, colonie, cose di questo genere. Per cui mi ha fermato appunto chiedendomi delle notizie circa insomma una colonia di gatti, una chiacchiera tira l'altra, si è parlato e si è detto che cosa fai nella vita e che cosa non fai. Io ho detto che faccio la hostess, la modella, cose di questo genere, lei disoccupata mi chiede, tu sei proposta mi nel chiede caso sai in cui... se hai qualche cosa, le solite cose che si dicono. E da lì ha iniziato a rincorrermi per strada ogni volta che mi vedeva, chiedendomi e gridando, urlando di darle delle informazioni circa agenzie, lavoro eccetera. Ha incominciato a venire a citofonare a casa mia e permetto che lei non sapeva né dove abitavo, ti ha dovuto rintracciare, esatto, e né sapeva qual era la mia auto. Citofonava tutte le ore del giorno e della notte e quando c'erano altre persone in casa, perché qualche volta magari un'amica si fermava a dormire eccetera, io vivevo da sola, continuava a dire che ero io che magari veniva presa in giro, quindi si arrabbiava, voleva salire addirittura sopra casa. Ma perché a lei personalmente che ha fatto? Niente, non l'ho messa a lavorare, mi ha spalmato la merda per 3 mesi di seguito davanti alla serranda, più va a sparlare male di me. Alla sua macchina invece? La macchina no, perché la lascio in garage, quindi non può arrivarci alla macchina. No. Prende un frigorifero portabile, mette le feci dei cani e li tiene belle morbide, così poi le può spalmare sulle macchine. Siamo a questo. Ma non solo questo, prima faceva anche altre cose, cioè, tipo mette le bambole con le teste tagliate sulle macchine. Pazzie. Ci dice perché importuna la gente del quartiere spalmandole la cacca dei cani, eh? La cacca dei cani sulle macchine, perché riga le loro macchine, eh? Ci dice perché? Non come, perché i video sono chiari, ma almeno il perché. Signora, si dice perché? Non scappi, ci dica perché. Per quale motivo? Hanno individuato questa ragazza, non so neanche il nome, che comunque passando in questo quartiere si diverte a lasciare righe sulle auto. Anche e la sua macchina. Lo ha fatto anche sulla mia, perché mi hanno detto che è stata lei.
nonché anche altro, regalini proprio. Ah, ce l'hanno detto, feci animali, non si sa di che animale. Sì. Su, io l'ho trovata un paio di volte sullo specchietto della mia macchina, retrovisore. Il problema, come detto, riguarda molte strade del quartiere, anche Corso Benedetto Croce, dove Silvio ha il suo tabacchi, e anche a lui è capitato di incrociare questa signora. Cosa è successo? Una notte ha deciso di farmi trovare tutta la cacca, diciamo, di cane spalmata fuori la mia tabaccheria. Dopo averla, diciamo, rimproverata, tra virgolette, chiedendogli anche il motivo per il quale avesse fatto una cosa del genere. Non hai avuto screzi con lei? Non hai mai, mai vista in vita mia, mai avuto nulla a che fare. E a distanza di un mesetto mi ha preso, diciamo, la macchina di mira e me l'ha riempita anche la macchina di escrementi. Per quale motivo? Ma non dire stronzate. Ma ha mai pensato di farsi aiutare? Perché lei evidentemente ha dei problemi. Eh? Perché? Ci spiega perché, ci dica perché, solo perché prende, annota i numeri delle targhe e poi va a mettere a spalmare la cacca dei cani. Lei è uno di quelli fortunati perché le ha promesso di risparmiarla. Così mi ha detto, però sono anche io reduce da cacca sul finestrino della macchina e serratura. Cioè anche. Però non gliel'ha rigata, specchietti, pure lei gliel'ha danneggiata. Sì, specchietti, specchietti, serrature. E abbiamo saputo che era lei, ma non, io non ci ho mai rivolto neanche la parola, insomma. Quindi gliel'ha fatta solo perché... Ah, sì, ero uno dei tanti che aveva la macchina. Ha la mania di mettere la merda sulle macchine. Sì, un piccolo problema. Dai, vabbè, raga, però, insomma. L'importante è che sta la salute. C'è di peggio nella vita. Perché gira gli specchietti? Perché gira? Perché importuna le persone? Perché importuna le persone? Ce lo dice. E anch'io sono vittima di questa signora, ragazza, sinceramente non so neanche chi sia. E questo è il problema, che non si capisce perché si prende a certe persone di mira e altre no. Le ha fatto qualcosa, un taglio sbagliato? No, assolutamente no. Assolutamente no. Le ha rivolto una mala parola? No. Quindi ha soltanto subito questa... Sì. Solo merda sulla macchina o anche rigamenti vari? No, rigamenti no, solo merda. E quindi, diciamo, la situazione è abbastanza insostenibile, o no? Beh, certo, sì. Anche lei è stata vittima della signora? Sì, anch'io sono. Cosa le ha fatto? A me ha girato gli specchietti, ha depositato... La solita merda. Merda, sì, sulla macchina. Sulla macchina. Le aveva fatto qualcosa? Le aveva procurato del danno? No. Un giorno gli ho mandato un messaggio e gli ho scritto gentilmente: evita di venire a citofonare a casa a tutte le ore del giorno della notte. Lo stalker il ha giorno continuato. Il giorno dopo sono scesa per andare in palestra, mi sono recata alla mia auto, la mia auto non si apriva, quindi... Prova e riprova, ho fatto venire un amico meccanico che anche lui è stato chiamato come testimone. Praticamente la mia auto era stata scassinata. Come fai a dire che lei c'entra? Perché, c'è un particolare, certo, importante. Perché la mia auto era parcheggiata, per fortuna, davanti a un negozio che era in possesso di telecamere e gentilmente il responsabile del negozio mi ha fornito i video. E cosa si vede in quelle immagini? Dai video si vede lei che gira intorno alla macchina, sfregia la macchina con qualcosa come per lasciare un segnale, gira gli specchietti dell'auto e esattamente dopo un minuto arrivano due complici. Due balordi che tentano di rubare. Che tentano, mi aprono il cofano, tentano in tutti i modi di rubarmi la macchina. La sfortuna è stata che si è rotto il block shaft con lo sterzo, quindi si è bloccata la macchina e non sono riuscita a portarsela. È stata ripresa dalle telecamere di diversi punti vendita. Non ci vuole dire perché? Sì, denunci tutti, signora, ci denunci tutti! Beh, avete visto, ci sembra il caso che il comune, chi di competenza, intervenga, perché questa signora va aiutata e vanno aiutati anche i residenti e i commercianti di questa zona. Hai mai temuto per la tua incolumità? Assolutamente sì. Perché questa persona comunque, come mi ha buttato dell'acido sulla macchina, come è venuta al mio portone a buttarmi di tutto sul portone, non vedo perché non possa fare qualcosa materialmente a me. Questo è uno di quei casi per cui le lacrime... Forse se muoio qualcuno... Le lacrime sarebbero di coccodrillo dopo. Ecco, infatti, appunto, è esattamente così. Anche perché io non so chi siano le persone del video, suoi complici, diciamo, in questo caso, ovviamente non è gente che conosco, però chi mi dice che queste persone non mi possono, io vivo sola, non mi possono rincorrere una sera e farmi comunque qualcosa?